La multifactor è per tutti, chiunque può essere collaborativo. Certo, ci saranno persone che sono intrinsecamente competitive che non potranno mai entrare dentro multifactory, ma va bene, non è che deve essere per tutti. Ma la stragrande maggioranza delle persone può e vorrebbe essere collaborativa, semplicemente non riesce a trovare il modo di fidarsi degli altri, di essere collaborativo in un mondo, in una struttura sociale che è fortemente competitiva. Ecco invece che creando degli ambienti che siano intrinsecamente, strutturalmente collaborativi, tu dai la possibilità alle persone che pure vogliono lavorare in maniera autonoma di non dover sottostare all'idea che autonomo sia competitivo. No, possono avere un'attività autonoma, possono portare avanti i propri sogni, possono portare avanti la propria attività, ma all'interno ovviamente collaborativo, e non perché sia un luogo dell'utopia totalmente staccato dal resto, ma perché è un ambiente fatto da persone normali, che fanno lavori normali, e che all'interno di una struttura sociale con delle regole particolari riesce a collaborare. E riesce a collaborare in maniera sicura, fidandosi degli altri, e senza la paura di esporsi troppo. Ecco, la multifactory è uno strumento che aiuta persone normali a esprimere se stesse, chiaramente all'interno di una dimensione di lavoro autonomo, in maniera collaborativa, con meno rischi e con una maggiore probabilità di successo.